Ricercatori dell'Università di Tokyo hanno dato vita ad una tecnologia che rappresenta il primo significativo passo oltre mouse e tastiera, gli ologrammi che si possono toccare. Fino ad ora l'olografia è stata solo per gli occhi e se si cercava di toccarla, la mano le passava attraverso. Ma ora abbiamo una tecnologia che può aggiungere la sensazione di toccare gli ologrammi. Questa tecnologia consiste di un software che usa onde ultrasoniche per creare pressione sulla mano dell'utente che tocca l'ologramma proiettato. I ricercatori stanno usando due Wiimotes del sistema Nintendo Wii per seguire la traccia della mano dell'utente. Questa tecnologia è stata presentata al SIGGRAPH, una conferenza annuale di grafica computerizzata, e fino ad oggi è stata sperimentata solo con oggetti relativamente semplici. Ma i suoi inventori hanno grandi progetti per il futuro di questi ologrammi. Ad esempio, negli ospedali ci possono essere delle contaminazioni tra persone perché toccano gli stessi oggetti. Ma se si possono trasformare gli interruttori o cose simili in oggetti virtuali, non ci si dovrà più preoccupare delle contaminazioni. Questa è un'applicazione semplice da vedere. E gli ologrammi tangibili potrebbero avere una varietà di applicazioni, dagli interruttori della luce ai libri, che potrebbero apparire quando servono e scomparire quando non servono più. E gli ologrammi potrebbero rispondere alle esigenze di nuove interfacce tecnologiche, perché potrebbero essere cambiati senza bisogno di un nuovo prodotto fisico.